Ciao, allora questo è il video della parte beauty dell'MD che vi avevo detto nel video che ho fatto quello alimentare, ve l'avevo detto in fondo, non so se avete sentito e niente, vi faccio vedere cosa avevo preso sempre in quel giorno lì, non è che sono andata apposta per comprare questi prodotti, li avevo presi lì però per non far venire un video troppo lungo. Avevo detto infatti che avrei fatto un video a parte. Allora, incominciamo. Ho preso questo scrub corpo Argan. E dunque dice ammorbidisce, qua dice talasso. Ammorbidisce, levica e rigenera con olio di argan e gel di aloe vera. 99,5% di ingredienti di origine naturale della marca botanica. È scritto qui in bianco, magari non si vede tantissimo, è 600 grammi, l'inci è buono a parte che è al secondo posto un peg e dunque l'olio di argan è di origine biologica e si capisce bene. Io adesso strozzo il mio gatto che sta facendo casino proprio mentre registro. Va bene, abbinamento, ho preso anche la crema corpo. Ma viso il corpo dice, ma uso per il corpo praticamente questo è 250 ml dunque avevo guardato l'inci e infatti mi ricordo che non ha né siliconi né paraffina però il di sodio e di TH inquina sì, non è un prodotto biologico, però per il corpo a volte chiudo un po' un occhio. Allora, poi i prodotti biologici certificati hanno questa linea della Neoveda. E ho preso questo shampoo certificato CEA. E è uno shampoo rivitalizzante per uso frequente con estratto di lampone 93. 19% di ingredienti di origine naturale, ecobiologico per capelli danneggiati, dermatologicamente testato, 250 ml, Made in Italy, ovviamente, cioè ovviamente, perché ovviamente non lo so cosa volevo dire. E ho preso come referenza, ne hanno anche un po', però più che altro linee per bambini. E poi ho preso questo detergente intimo, speriamo di trovarmici bene, è sempre della stessa marca. 100 certificati CEA, rinfrescante, dermatologicamente testato con fiori di argan ed estratto di fiori di arancio. Magari i miei gatti che mi distraggono, tra un po' mi viene qua davanti. Ok, poi l'ho preso, ho trovato proprio, mi sono venuti gli occhi a cuoricino, che i capelli ho io, sono sporchi. Tre tipi di maschere viso. Però ho scelto, ne ho presa una sola, a parte che quella purificante non mi interessava. Poi una era illuminante dal pec giallo e questa è lenitiva dal pec rosa. Con, sempre della marca Botanica, questa non è certificata, però è dermatologicamente testata. Questa è con rosa gallica e liquirizia. È 75 ml con un pad di 12 mesi, a secondo posto al caolino, speriamo che non mi vada a seccare la pelle perché il che mi farebbe girare un po' le scatole perché io odio le maschere che mi fanno tirare la pelle e mi attirava molto il fatto che ha liquirizia, speriamo che abbia un po' di profumo di liquirizia, vi farò sapere e io quando vedo maschere viso non capisco più niente, faccio vedere meglio. Ok, poi ho preso questo struccante bifasico sempre della Botanica. E dice che è stato di Malva e Altea, dermatologicamente testato, anche no, oftalmologicamente no, microbiologicamente testato, guardavo se diceva con il stato di Malva e Altea, appunto, secondo il bifasico, no, l'inci mi sembra discreto, ha ingredienti di origine biologica, ma non si può definire un prodotto biologico. Anche qualcuno mi ha detto che è un prodotto biologico. No, ha ingredienti di origine biologica che è diverso. Un prodotto biologico vuol dire che ha tutti i componenti biologici dentro. Allora, e poi per ultimo
questa mousse, vabbè, acqua micellare, 3 in 1, detergente, illumina, strucca. Praticamente comunque dovrebbe essere una mousse. Ah sì, c'è scritto. Perché non lo leggevo qua? È scritto da una parte. Boh, vabbè. Dice appunto viso, occhi e labbra con fiori di pesco e fiori di cotone. Dermatologicamente testata anche questo. Cioè, mi piaceva troppo il pack, sempre della Botanica. Non so se si vede bene. Troppo carino il pack, poi anche il disegno così. Questa è una parola a leggere, Ninci. Non l'ho proprio presa a occhi chiusi, ma poco ci manca perché ci vuole una luce per leggere gli inci di questo prodotto. Sì, non ha tensioattivi aggressivi, peg, però questo vedete, cioè, ha dei componenti che non sono assolutamente biologici, proprio per niente, come appunto di sodio e di TA in fondo all'inci, però per questo, anche se dice che ha ingredienti di origine biologica come il mirtillo, la cos'era, la pesca, i fiori di pesco sono ingredienti di origine biologica, ma ha anche delle schifezze dentro, per cui non è il prodotto in sé biologico, ha solo questi estratti dentro biologici. Ok, sto facendo un po' di scuola, non mi viene mai da dire queste cose, non so perché, eppure. Cioè, mi piace, le so, forse dopo è scontato che le sapete, ma invece vedo che tante volte non si sanno, cioè tante persone non ne sanno queste cose. Poi ho preso questo per il bagno, per il WC, volevo dire un'altra cosa, vabbè, gesso, vabbè. E 750 ml, mi scappa ancora da ridere, un prodotto Ecolabel, che non so come fa a essere un prodotto, ecco, magari su, ecco, sui detersivi non ci capisco tanto se sono cioè, biologici o no. Ecolabel penso che sia organico, comunque un prodotto che sia biodegradabile, che si dissolva, che non inquini. E infatti qua dice meglio per l'ambiente, impatto limitato sull'ambiente acquatico, quantitativo limitato di sostanze pericolose, testato per la prestazione detergente e anche per te. Vedremo com'è questo prodotto, anche se c'è un altro da finire. Ma perché per lo più mi viene bene con gli spruzzini, che poi alla fine c'è la candeggina dentro. Però ho visto questo, ho detto, dai, proviamo questo. Poi l'avevo visto nel canale di Lucia, l'aiuto, e mi era venuto in mente, ho detto, proviamo qualcosina. E ho preso, scusate, anche questo detergente per i piatti. Ora ho tipo tre scorte di detergenti per i piatti e sempre anche questo, la stessa marca che non vi ho detto prima, DAT 5. So che se mi avvicino troppo non lo vedete per intero, però era per farvi vedere meglio, Ecolabel. E un litro con tensioattivi completamente biodegradabili, dice concentrato, anche questo sono tutti i prodotti che non ho mai provato perché non sono mai andata appunto a MD, questa era la prima volta. Niente, il video è finito, termina qua, spero che i miei acquisti vi siano piaciuti e che siete arrivati fino in fondo. Ci sentiamo nei commenti e vi faccio, ah, non vi ho detto cosa ho sulle labbra, non li ho dietro, vabbè, ho rossetto di Nouveau che vi lascerò in info box, lo smalto di Sally Hansen, lo stesso, non mi ricordo il numero, e color neutro, carne. Ve lo scrivo poi in info box come sto facendo sempre ultimamente, così almeno se mi dimentico trovate lì senza che magari mi chiedete sempre nei commenti. Va bene, vi mando un bacio e alla prossima, ciao!